Sì, come proposta siamo soddisfatti perché era quello che volevamo noi, cioè il numero 120 garantito con selezioni per la sufficienza e poi analisi antidoping preventive prima della startiglia. Beh, gli iscritti all'Associazione Cavalieri siamo 143 ordinari. Poi le persone che si iscriveranno per partecipare alla startiglia in base alle nostre regole lo sapremo con certezza venerdì sera. Quindi insomma è probabile che le selezioni alla fine non servano? È probabile che se il numero è inferiore non servano. Siamo venuti a questa riunione con i gremmi che avevano votato ed erano fermi su 90 partecipanti e non di più, per evitare di finire un braccio di ferro che non avrebbe portato di sicuro niente di positivo alla manifestazione e quindi alla città. Io ho messo sul tavolo questa proposta: rimaniamo sui 120, rispettiamo gli orari, facciamo vedere che non abbiamo paura di nessun tipo di controllo e vediamo come va. Adesso i gremmi valuteranno, la mia è solo una proposta. L'esigenza della fondazione di correre in 90 da che cosa nasceva? Contenimento della spesa dal punto di vista assicurativo, un contenimento degli orari perché con 90 sicuramente serve meno tempo che con 120 e soprattutto una qualificazione dei partecipanti maggiore, perché in questi ultimi anni si è visto un leggero decadimento sia dal punto di vista dei sentimenti che dell'attività agonistica vera e propria, insomma. E quindi si è pensato che con 90 si avesse una scrematura in positivo, cioè la gente fosse condizionata maggiormente a prepararsi e a dimostrare il proprio attaccamento alla manifestazione. Tutto qui.